Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. Nuovo sbarco di migranti a Bari all'alba di oggi. 85 persone a bordo della nave Raise Vovo, due bambini trasportati all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Vediamo. È ripartita la volta della Sicilia, la nave Raise Vovo della ONG tedesca Lifeline, approdata alle 6 di questa mattina nel porto di Bari con a bordo 85 migranti. Le persone accolte sono provenienti per la maggior parte dal Corno d'Africa. Tra loro ci sono 10 donne e 26 minori, di cui 23 non accompagnati. Un bimbo di 9 mesi e un altro di 2 anni, accompagnati dalle loro mamme, di cui una minorenne, sono stati trasferiti all'ospedale Giovanni XXIII. Il più piccolo, riferiscono dal pediatrico, ha avuto febbre, forse causata da disidratazione, e sul corpo ha qualche segno non di violenza, ma di incidenti avvenuti durante la traversata. Il bimbo di 9 mesi, invece, è stato sottoposto alle prime cure, liberato dal muco e probabilmente sarà ricoverato. Nelle prossime ore saranno visitati un'altra decina di ragazzi dai 14 anni in su. Ad accogliere i migranti sulla banchina i volontari e le croce rossine della Croce Rossa Italiana, con il supporto dei servizi del Comitato Regionale Puglia, tra cui il reparto di sanità pubblica e molti volontari. La macchina dei soccorsi è stata organizzata dalla prefettura di Bari. E adesso torniamo sulla vertenza Baritech di Bari: 67 ex lavoratori con la CGIL di nuovo davanti ai cancelli dell'ex stabilimento, a poche ore dall'arrivo dell'ufficiale giudiziario per il pignoramento del capannone. Il servizio di Maricola Pastore. Purtroppo io sono solo sfiduciato. Ho 55 anni, non ho un posto di lavoro. Ho un figlio all'università, un figlio di 10 anni, non so come smarcare il lunare. Mi mancano 7 anni per andare in pensione, non mi vuole nessuno. Lei adesso comunque sta percependo la NASPI, giusto? Quindi non può nemmeno. La NASPI finisce, la NASPI si riduce del 3% ogni mese. Non ci culliamo il discorso là. Io, se un'azienda viene domani e dice: senti, vieni a fare. Ci sto, lascio la NASPI per venire. Sì, per andare in pensione siamo giovani, però per essere integrati nel mondo del lavoro siamo anziani, siamo vecchi. Quindi ditemi voi come dobbiamo andare avanti. La disperazione degli ormai ex lavoratori dell'azienda Baritech, che negli ultimi anni di attività produceva componenti per mascherine chirurgiche, è ancora tangibile con mano. Dopo il licenziamento a febbraio dei 113 dipendenti, la situazione fatica a migliorare, la NASPI non è sufficiente e un nuovo lavoro per molti di loro è difficile da trovare. Per questa ragione, fuori dalla sede del Capannone nella zona industriale tra Bari e Modugno, in 67, con il supporto dell'organizzazione sindacale CGIL Bari, hanno atteso l'arrivo dell'ufficiale giudiziario per un sopralluogo mirato al pignoramento dello stabile e dei macchinari ancora presenti all'interno della struttura, con l'obiettivo di ottenere almeno il TFR. Quello che facciamo oggi è un atto giudiziario. Attraverso l'ufficiale giudiziario noi mettiamo in esecuzione il titolo esecutivo, veniamo all'azienda, chiediamo il pagamento. Se l'azienda non paga o non si fa trovare, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento o a verbalizzare la situazione. Non solo non paga ciò che è il diritto dei lavoratori, ma addirittura sta proponendo delle azioni giudiziarie con le quali l'azienda sostanzialmente ci sta continuando a dire: vi pagheremo, abbiamo l'intenzione di pagare, ma soldi non ne tira fuori. L'azienda poteva concedere ulteriori 3 mesi di cassa integrazione, così prevista dal decreto ministeriale, in attesa che si trovava qualche interlocutore che veniva, acquisiva l'azienda e si prendeva i lavoratori, e oggi non stavamo ancora qui. E cambiamo argomento: acqua e sali minerali distribuiti contro il grande caldo. Volontari in azione sulle spiagge oggi nel progetto dell'assessorato al welfare a favore dei cittadini. Vediamo. Sono 10.000 le bustine di sali minerali donate dalle farmacie nell'ambito della distribuzione straordinaria di integratori e sacche di acqua nelle piazze, nei mercati e nelle strade di Bari per supportare i cittadini più fragili in questi giorni segnati dall'afa. La distribuzione prosegue anche nelle spiagge cittadine e nei giardini comunali con banchetti allestiti in diversi punti. L'iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione fra l'assessorato al welfare del comune di Bari, l'acquedotto pugliese, le farmacie aderenti ad Agorà Salute ETS e la rete cittadina del welfare.
welfare. Sono delle azioni straordinarie, ma all'interno di un piano appunto anticaldo che abbiamo già pubblicato, diciamo, a giugno, che ha previsto una serie di azioni, sia degli interventi domiciliari, il monitoraggio sociotelefonico, gli interventi di pronto intervento sociale, ma anche questi momenti di distribuzione nelle giornate particolarmente afose, anche grazie a una rete che abbiamo avviato con l'acquedotto pugliese, con la rete delle farmacie. Ieri c'è stata una distribuzione, qualche giorno fa, oggi continua sulle spiagge attraverso un progetto sperimentale che è il nostro progetto PASS. Sarà inoltre possibile misurare la pressione in tutte le farmacie territoriali, dove gli utenti potranno anche ricevere informazioni su servizi e numeri utili del piano a contrasto delle ondate di calore. La situazione, secondo gli esperti, dovrebbe migliorare già in giornata. Come vi dicevo tanti giorni fa, attenzione, ci stiamo ricaricando di energia, è pericoloso. Mare 28 gradi di temperatura, rimane sempre quello, il mare è molto caldo, l'atmosfera è elettrica e vedrete quando arriverà l'aria fresca succederà qualcosa di incredibile. È quello che è successo ieri praticamente nelle zone di Terrizzi, Corato, Ruvo. L'impatto dell'aria fresca con quella calda esistente al suolo, la grande ricarica di energia, ha dato luogo a qualche nubifragio, rovescio temporale a macchia di leopardo anche su tutta la nostra regione. Quindi evviva il nostro amico maestrale che ha spazzato praticamente l'opprimente calura causato dall'anticiclone africano, che ormai non ci interesserà più, e mi auguro che possa, questa mia previsione possa essere felice nel futuro. Quindi ritorna l'estate mediterranea, temperature del mattino attorno ai 24-23 gradi, le temperature massime non oltre i 30-33 gradi, quindi tutto abbastanza sopportabile, grande stabilità atmosferica almeno fino a domenica, lunedì. Un vento di maestrale, in mare attenzione oggi e domani molto mossi o agitato anche il canale d'Otranto, temperature vi dicevo apprezzabili, belle giornate, ripeto, fino a lunedì, poi torna praticamente forse qualche acquazzone da martedì, ma questa sarà tutta un'altra storia che vi racconteremo nei prossimi giorni. 151 milioni da investire sulle infrastrutture, 70 sulla sostenibilità, 49 sulla digitalizzazione sono i numeri del piano strategico 2023-2028 di Aeroporti di Puglia. Presentato questa mattina a Bari, c'era per noi Giuseppe Bellino. La prospettiva è quella di presentare un piano completo che guardi a tutti i quattro scali, allo sviluppo di tutte le infrastrutture, con un ambizioso piano di investimenti di oltre 180 milioni di euro, che guardi all'ambiente, alla cultura, al benessere del personale e soprattutto al benessere dei territori nei quali operiamo, che non è solo ed esclusivamente la Puglia, ma anche la Basilicata e il Molise. L'investimento su tutti gli aerostazioni, abbiamo investito sulle infrastrutture di volo, quindi sulle piste, adesso è arrivato il momento di raddoppiare ogni singolo aeroporto, ogni singola aerostazione. È anche un allarme, un richiamo a tutte le imprese del territorio, perché qui c'è spazio per guardare al benessere, per guardare agli investimenti, per guardare alla pubblicità, perché no? E soprattutto che poi possono tramutarsi in un reale soddisfacimento del bisogno dei nostri passeggeri. Il governo fosse presente, perché questa è l'unica rete che si è costituita nel senso del DM 401, e conseguentemente era un segno d'attenzione doveroso rispetto a un investimento che è stato fatto anche in termini di burocrazia amministrativa per un allineamento rispetto alle prerogative nazionali, che è significativo, e in questo senso siamo qui ad ascoltare un piano di sviluppo quadriennale che è certamente importante. Sappiamo bene qual è la capacità integrativa della rete pugliese e credo che sia anche giusto vedere che a 20 anni dalla nascita della stessa, quando Raffaele Fitto l'avviò come sta avviando, come prosta anche procedendo. Si chiama Mare per Tutti, il nuovo progetto del Comune di Bari per attività ludiche e sportive su alcune spiagge cittadine. Vediamo. L'ho visto fare perché stavo andando via ed è un'iniziativa decisamente positiva. Balli di gruppo, sessioni di risveglio muscolare, tornei sportivi e tanto altro. È partito da questa mattina il progetto Mare per Tutti, che avrà luogo fino al 24 settembre in contemporanea sulle tre spiagge cittadine di Bari, Pane Pomodoro, San Girolamo e Fiera del Levante. Obiettivo: offrire gratuitamente attività di animazione e di svago ai cittadini che trascorreranno in città il periodo estivo. Ora è 9:30 accoglienza con Radio Mare per Tutti e poi a seguire 10:30 ci sarà l'attività di risveglio muscolare.
scolare, 11.30 acqua gym, balli, baby dance, gioco aperitivo fino alle 13.30, un vero e proprio villaggio turistico, quindi per divertire tutti i baresi sulle spiagge di Bari. Un progetto, come suggerisce il nome, nato nel segno dell'inclusione in favore di cittadini appartenenti a categorie fragili, tra cui minori, disabili e anziani. Durante tutta l'estate ci saranno una serie di attività che poi vi sveleremo man mano, dove saranno coinvolte tutte le realtà associative baresi, ma soprattutto questo progetto si chiuderà con una grandissima festa qui a Pane e Pomodoro. Non vogliamo svelarvi nulla perché vogliamo regalarvi tutte queste pillole man mano che l'estate va avanti. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social, dove c'è per noi Tiziano Tridente. Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Cristina, sul nostro sito in primo piano la grande attesa all'esterno dello Stadio San Nicola per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in programma questa sera. Dopo il successo della data zero a Venezia, andata sold out con 60.000 persone riunite al Parco San Giuliano Mestre, dopo il doppio tutto esaurito allo Stadio San Siro di Milano, questa sera la band bergamasca, capitanata da Riccardo Zanotti, si esibirà a Bari e sono tanti i fan che dalle prime ore di questa mattina si sono accampati all'esterno dell'impianto di strada Torre Bella in attesa dell'apertura dei cancelli. L'atmosfera, nonostante il maestrale che da alcune ore sta soffiando sulla città con un assai gradito abbassamento delle temperature, è molto calda. Sul nostro sito video e foto. Ci spostiamo poi a Trigiano per una novità all'interno del centro commerciale Bari Blu, dove questa mattina, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale Anita Mauro Di Noia, è stato inaugurato il nuovo Store Media World, settimo in Puglia, quarto nella provincia di Bari. Una nuova apertura è sempre un evento significativo, ha detto Mauro Di Noia, oggi con una positiva ricaduta anche in termini occupazionali grazie all'impiego di nuovi collaboratori provenienti dal territorio, ben 24 persone. Chiudiamo con una speciale classifica stilata da Gambero Rosso, quella delle migliori mozzarelle d'Italia. Tra i migliori prodotti artigianali dello stivale tanti quelli pugliesi, la nostra regione non è in vetta alla graduatoria ma è la più rappresentata con ben 6 posizioni su 10 occupate. Anche in questo caso sul nostro sito tutti gli approfondimenti del caso. A te! Grazie Tiziano, e siamo allo sport, ci colleghiamo con Cristian Siciliani per tutti gli aggiornamenti di ritiro dei biancorossi a Roccaraso. Cristian. Sì, buona giornata da Roccaraso, mattinata libera per il gruppo, si tornerà in campo questo pomeriggio alle 17. Siamo allo scadere di questo ritiro di Roccaraso, domani ultimo giorno, era previsto un amichevole alle 17.30 contro la Juve Stabia, annullata per motivi di ordine pubblico, si farà una partitella in famiglia in mattinata intorno alle 11. Qualche notizia di mercato, perché si è riaperta all'improvviso la pista per il portiere brasiliano Brenno, dopo una fase di stallo dei giorni scorsi. Perché? Perché il club brasiliano aveva chiesto di rivedere i termini dell'accordo, di fatto chiedendo una cifra maggiore al Bari per il prestito oneroso, un atteggiamento che aveva indispettito non poco il direttore sportivo Ciro Polito. I dialoghi sono ripresi però nelle ultime ore, il procuratore di Brenno è in Italia, assistito da un intermediario italiano e sta cercando di trovare una soluzione. Resta la prima scelta per la porta, l'alternativa italiana invece è Perisan dell'Empoli, ma non sono esclusi anche ulteriori piste estere. Vi ricordo l'appuntamento anche di questa sera con Gioco di Squadra, puntata importante perché con noi ci sarà il colpo di mercato del Bari di questa prima sessione estiva. Jeremy Menez, studio. Grazie Cristian Siciliani, adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Gioia del Colle ha conferito la cittadinanza onoraria al procuratore antimafia Nicola Gratteri, ce ne parla Francesco Russo. Un tributo ad un baluardo della lotta nazionale alle mafie, il conferimento della cittadinanza onoraria di Gioia del Colle al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, dopo la delibera dell'intero Consiglio Comunale del 18 luglio scorso. Al magistrato una pergamena e una medaglia commemorativa del sindaco della città federiciana, tappa del Magna Grecia Award, che ha ricordato anche Giuseppe Leroni, agente di polizia recentemente scomparso. È dare un segnale grande di riconoscenza a una persona che in vita merita davvero
di essere riconosciuto come un servitore dello Stato, come un modello soprattutto per i nostri giovani, modello di sacrificio, modello di impegno alla criminalità. Vogliamo dare un messaggio positivo, vogliamo dire che la città di Gioia riconosce valenza a quello che lui fa ogni giorno, perché le mafie non hanno un confine, non hanno un territorio, ma purtroppo sono una piaga dell'intero paese. Per Gratteri, che ha anche presentato il suo libro Fuori dai confini, scritto a quattro mani con il saggista Antonio Nicaso, è necessario educare i giovani alla legalità con esempi concreti, recuperando il senso etico oggi messo a rischio. Per combattere le mafie abbiamo bisogno di un sistema giudiziario proporzionato a questa realtà criminale, quindi alzare un po' l'asticella, e poi abbiamo bisogno di investire in istruzione. Perché purtroppo stiamo perdendo molto terreno, siamo meno competitivi col centro e col nord Europa. Trani festeggia l'apertura del monastero di Colonna con il Tirrenum Classic Festival, che si terrà nella struttura sul mare in agosto, con i pianisti Paolo Scaffarella e Giorgio Trione Bartoli. Dopo i successi alla Scala, adesso si suona a Trani per la riapertura del monastero sul mare. Certo, un piacere poter ritornare nella mia città, non soltanto per suonare io personalmente il 5 agosto prossimo, ma anche per poter inaugurare un festival nato dalla sinergia fra me e il co-direttore artistico del Tirrenum Classic Festival, Giorgio Trione Bartoli, e il comune di Trani. Questo festival avrà luogo in agosto, 5, 10, 17, 26 agosto, con oltre me e Giorgio Trione Bartoli il 5 rispettivamente il 17, anche il 10 e 26 agosto, con due grandi nomi del panorama internazionale, cioè Serena Valluzzi e Leonardo Colafelice, che ci allieteranno con la loro musica dopo aver vinto numerosi e innumerevoli concorsi a livello internazionale. Senti, tu giri il mondo, no, per concerti, e quando vai e dici che sei di Trani, immagina la gente tutta questa bellezza, questo eccesso proprio di luminosità. A volte secondo me si dà un po' troppo per scontato, e molta gente quando va all'estero nemmeno fa riferimento alla città dalla quale si proviene, si cita magari la nazionalità, però secondo me questa città è una delle città che più merita sotto tanti punti di vista di essere, diciamo, non solo cornice ma anche proprio il soggetto cardine di questo festival e degli eventi culturali della città. E adesso ci spostiamo a Foggia, dove la base militare di Amendola ha accolto il nuovo comandante Antonio Vivolo. Vediamo. Cambio al vertice del 32esimo stormo della base militare di Amendola, dove il colonnello Roberto Massarotto, dopo un biennio caratterizzato da numerosi e complessi impegni, lascia il comando al colonnello Antonio Vivolo, che prima di giungere ad Amendola ha avuto importanti incarichi nello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Stamane la cerimonia di avvicendamento nell'aeroporto militare foggiano, alla presenza di numerose autorità civili e militari, oltre ad una rappresentanza di personale civile e militare dello stormo. Capitanata è una terra che, come ho detto, si fa a mare, ma soprattutto poi è popolata da gente che è particolarmente affettuosa, calorosa, che quindi ti sa accogliere dal primo giorno. Detto da un friulano è un buon dire, insomma. L'accoglienza è stata eccezionale, come sempre accade per chiunque visita Amendola e in particolare la Capitanata. Io per me è in realtà un ritorno, perché sono già stato qui tanti anni fa e quindi mi sento di avere un legame profondo, ecco, con il territorio. Intanto, nei prossimi giorni, i caccia F-35 del 32esimo stormo parteciperanno insieme ad altri velivoli ad una esercitazione congiunta con aerei della Japan Air Self Defense Force per addestrarsi insieme su diverse attività operative. Giunta la bolla papale all'arcidiocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, nuovo arcivescovo della diocesi tarantina. Ce ne parla Angelo Ingenito. Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Taranto, presentata da Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, per raggiunti limiti di età. Il Santo Padre ha nominato arcivescovo dell'arcidiocesi di Taranto Sua Eccellenza Ciro Miniero, finora arcivescovo coadiutore dell'arcidiocesi di Taranto. I nostri vivi e calorosi auguri.
Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi metropolitana di Taranto, presentata da Monsignor Filippo Sattoro per sopraggiunti limiti di età. A succedergli con effetto immediato è Monsignor Ciro Miniero, già vescovo di Vallo della Lucania dal 7 maggio del 2011. Monsignor Santoro, il momento più difficile e il momento più bello di questi 11 anni vissuti a capo della comunità cattolica tarantina? Bene, il momento, parliamo dei momenti più belli, ce ne sono stati tantissimi, cioè realmente l'accoglienza della gente, il camminare insieme alle persone, quando visitavo qualunque luogo, ma particolarmente gli incontri che ho fatto in ospedale. Ricordo quando ho cominciato a visitare sia il Santissima Annunziata che il Moscati, mi hanno detto saluti soltanto la prima stanza, e io poi ho visto che gli altri mi tendevano le mani e sono andato in tutte. L'altra cosa straordinaria è stata nelle carceri, come hanno apprezzato che tutte le Pasque e Natale io vado a celebrare lì alle 9:30 del mattino. Beh, innanzitutto un abbraccio a tutti e particolarmente alle persone che con più difficoltà riescono a vivere questo tempo per le patologie o per i problemi sociali di cui siamo vittime un poco tutti, e che il Signore ci doni la forza di guardare sempre con speranza il futuro e soprattutto ci aiuti a camminare sempre insieme nella ricerca del bene per tutti. E per questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Amici Trebimeto, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che ancora vedrà alta pressione sul nostro paese, quindi sole protagonista, e le temperature rimangono su valori accettabili. Vi segnalo solo qualche sistema nuvoloso atlantico che si avvicina all'arco alpino. Nuvolosità prevista sul nostro paese, poco o nulla. Il nord vede sì qualche annuvolamento tornare ad affacciarsi, ma sono nubi di poco conto. In giornata non mancheranno davvero anche ampie zone di sereno. Come precipitazioni l'arco alpino inizia a vedere un po' di instabilità con qualche breve acquazzone nelle ore pomeridiane, ma per il momento fenomeni non particolarmente preoccupanti. Quindi in definitiva ci attende un bel venerdì estivo in tutta Italia, con però questa instabilità che nel pomeriggio genera appunto qualche acquazzone su Alpi e Prealpi. Temperature, come vedete, nella norma, non si va oltre i 30-32 gradi, anche l'umidità resta contenuta, insomma, zitti zitti, sarà davvero una giornata molto piacevole. Per i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.